Buonasera a tutti, buon anno a tutti. E allora ci troviamo in questa ultima tornata, in questo ultimo seminario dedicato al nuovo paradigma. Che cos'è il nuovo paradigma? Buonasera. Il nuovo paradigma è un nuovo modo di concepire un modello di società nuovo, un modello di prelievo fiscale locale nuovo, un modello di economia locale nuova, tutto nuovo, il nuovo paradigma. E vedremo anche perché si chiama il nuovo paradigma, che cosa sono questi prodromi di federalismo ambientale, prodromi cioè inizi, cioè quando si avvia una cosa nuova, c'è un momento, diciamo così, di collaudo, di. E questa è la fase prodromica. Federalismo ambientale, vedremo perché, di che cosa si tratta. L'ultima volta che ci siamo visti, abbiamo parlato in tutte le due precedenti tornate, abbiamo parlato di sviluppo sostenibile e poi abbiamo affrontato il problema, che era il problema poi della giornata. Anche questa sera parleremo. Sviscereremo ulteriormente la problematica dello sviluppo sostenibile e quindi ci sarà questa ultima lezione, chiamiamola così, sull'interpretazione di questo sviluppo sostenibile. Abbiamo parlato delle tre componenti che danno origine all'approccio sostenibile. Queste tre componenti devono essere contenute, abbiamo detto, in questo contenitore più ampio che è quello dell'etica. E a proposito di componente sociale, e quindi una delle tre componenti che abbiamo valutato nel triadico della sostenibilità, possiamo dire che lo sviluppo sostenibile, che rientra quindi nella questione dell'etica ambientale, è composta dalle due componenti della nostra società, che sono le componenti, la componente laica, cui tutti apparteniamo, e la componente religiosa, che io chiamo componente teologica. Piaccia o non piaccia, la nostra società è composta un po' da queste due componenti, che sono le componenti che pensano, quindi, che sono dedicate a trovare risposte alle nostre istanze. Nella componente laica, fanno parte tutte le associazioni, visto che parliamo di sviluppo sostenibile e di etica ambientale, tutte le associazioni ambientaliste. Ci sono stati molti rapporti scientifici, tecnologici, documenti filosofici, politici, conferenze internazionali. Pensate che la Gran Bretagna ha pensato di fare addirittura una graduatoria. Per quanto riguarda l'ambiente e le associazioni ambientaliste e la politica ambientalista, fra i 100, diciamo così, personaggi più o meno noti della nostra società a cui hanno dato e stanno dando ancora molto apporto in termini di pensiero filosofico e pensiero politico. Ci sono due figure, i primi due sono Carson e Schumacher. Carson è un ambientalista è una zoologa, ecco, non mi veniva il nome, che ha dato, diciamo così, può essere la madre un pochettino di tutto il movimento ambientalista a livello mondiale. Schumacher, che non è Michael Schumacher purtroppo, a cui gli auguriamo ogni bene, ma è Ernst Schumacher, che è un altro componente fondamentale dell'ambientalismo a livello mondiale. Può essere
il precursore del filone della sostenibilità ambientale, ma ci sono altri nomi che adesso naturalmente la lista è molto lunga, sono 100, non ricordo neanche tutti, ma sappiate che uno di questi componenti fa parte anche della componente teologica. San Francesco è uno di questi. Voi sapete che San Francesco è stato nominato dal Papa Wojtyła come il patrono degli ecologi, degli ecologisti. Nel 1979 ha avuto questa intuizione e da allora anche la componente teologica si occupa di queste cose. Dal punto di vista della componente laica, oltre questi 100 personaggi, alla fine poi si arriva al rapporto Brundtland nel 1987, Brundtland che è stato primo ministro del governo norvegese, è stato nominato dal segretario generale delle Nazioni Unite presidente della Commissione Mondiale Ambiente e Sviluppo nell'83 e ha dato origine a una sua definizione su che cosa si possa intendere per sviluppo sostenibile. Ma non hanno dormito neanche quelli della componente teologica. Infatti la seconda assemblea ecumenica di Graz è arrivata a, come dire, stabilire, a richiamare con molto vigore la riconciliazione col creato, così viene definito l'ambiente dalla componente teologica, il creato, in vista delle future generazioni. Queste future generazioni, questa denominazione è una denominazione che troviamo anche nel rapporto Brundtland. Voi sapete che il rapporto è stato ripreso più volte dalle conferenze internazionali, ma rimane un po' il capostipite, dove si dice sostanzialmente che possiamo dire di avere uno sviluppo sostenibile quando non compromettiamo la capacità delle future generazioni di soddisfare anche le loro esigenze. Noi abbiamo tutto il diritto di soddisfare le nostre, ma non possiamo compromettere quelle delle future generazioni. E quindi questa denominazione, questa locuzione delle future generazioni viene fuori anche da questa seconda assemblea ecumenica. La carta ecumenica del 2001, sempre della componente teologica, ci racconta della preoccupazione della componente cristiana, ma quando parlo di componente teologica mi riferisco a tutte le religioni monoteiste che hanno a cuore la difesa del creato, che hanno a cuore la difesa del territorio, il rispetto per il territorio, non solo quella cristiana, quindi ci sono dentro tutte le religioni monoteiste. C'è questa preoccupazione, vi dicevo, per lo sfruttamento della terra, delle risorse, e quindi c'è un ritorno alla considerazione quindi che deve avere il nostro territorio. Questo naturalmente per il bene comune e per il bene delle future generazioni. Quindi un'altra volta vediamo concorrere questa locuzione. La commissione poi CEI, voi sapete, qualcuno saprà, che ha istituito ogni primo settembre dell'anno la giornata per la salvaguardia del creato. Quindi questo è il logo che vedete. Questo logo che vedete è il logo usato dalla CEI. Ma perché vi dico tutto questo? Perché vi ho detto che le componenti sono due della nostra società. Ma la cosa molto curiosa è che entrambe queste componenti arrivano a convergere su queste tematiche. E lo dico perché è una cosa abbastanza rara, se ci pensate bene. Cioè, ci sono sempre diversità. Ciao Roberto. Ci sono sempre diversità di pensiero fra la componente laica e la componente teologica, su qualsiasi aspetto in ordine alla nostra coscienza,
lo vediamo, non dico giornalmente, ma lo vediamo molto spesso. Bene, quando si tratta di parlare di sviluppo sostenibile, di etica ambientale, stranamente, ma naturalmente questo non può che fare piacere, c'è una convergenza di opinioni. E questa è un'opportunità, se ci pensate bene, incredibile, perché possiamo avere la certezza che tutti sono concordi in questo pensiero, nella difesa del territorio, nell'evitare troppo le erosioni ambientali, l'inquinamento ambientale. Ed è questo un momento di, come dire, un'opportunità anche per cambiare i modelli di sviluppo, quindi cercare di trovare modelli di sviluppo alternativi. Sforziamoci in questo tentativo di trovare dei modelli alternativi perché avremo il supporto di queste nostre due componenti sociali. Quindi lo sviluppo sostenibile, abbiamo visto nelle precedenti sessioni, significa benessere, abbiamo visto che significa qualità della vita, abbiamo detto qualche cosa anche in questo proposito, e significa anche felicità. A proposito della felicità, questa sera vedremo un breve filmato dove parlerà questo personaggio, quest'uomo, che ha rinunciato ai propri agi pur potendo approfittarne, dona costantemente il 90% del suo stipendio alla, diciamo così, alla causa della povertà, non dorme nella sua dimora presidenziale, ha dovuto subire durante la sua vita anche il carcere per 15 anni. Beh, noi abbiamo una persona molto simile, se vi ricordate, vi ricorderete il nostro presidente Sandro Pertini. Anche lui non dormiva al Quirinale, viveva, diciamo così, di uno stipendio che lui stesso si era ridotto, anche lui aveva subito il carcere quando purtroppo da partigiano ha dovuto subire questa cosa. Bene, stiamo parlando di José Mujica, senatore della Repubblica e presidente dell'Uruguay. L'Uruguay è un territorio poco più grande della provincia di Milano. È un territorio più o meno di 3 milioni e 500 mila abitanti, la provincia di Milano siamo a 3 milioni e 100 mila, quindi un territorio abbastanza limitato, gode di una buona dotazione dal punto di vista dell'agricoltura, per cui diciamo non è un paese del terzo mondo, ecco, proprio per dirla tutta. E questo è un personaggio veramente straordinario, se adesso lo sentirete parlare alla riunione indetta alla Conferenza Mondiale sull'Ambiente dell'ONU nel 2012, dopo 20 anni che aveva parlato Severo Suzuki, di cui avevamo visto il filmato precedentemente, che l'aveva fatto nel 2002. Vediamo un pochettino che cosa ha da dirci questo signore. Ascoltatelo perché è molto toccante anche. Parla in parole molto semplici. Abbraccio. Autorità presenti di tutte le latitudini e organismi. Molte grazie. E i nostri ringraziamenti al popolo del Brasile e alla sua signora Presidente, e molte grazie alla buona fede che sicuramente hanno manifestato tutti gli oratori che mi hanno preceduto. Ed esprimiamo la intima volontà come governanti di accompagnare tutti gli accordi che questa nostra povera umanità possa sottoscrivere. Senza dubbio,
ci permettono di farci alcune domande a voce alta. Per tutta la sera si è parlato di sviluppo sostenibile, di tirare fuori masse immense dalla povertà. Che cos'è che ci svolazza in testa? Il modello di sviluppo e di consumo attualmente è quello delle società ricche. Mi domando, cosa succederebbe a questo pianeta se gli Hindù avessero la stessa proporzione di auto per famiglia che hanno i tedeschi? Quanto ossigeno ci resterebbe per poter respirare? E più chiaramente, il mondo oggi ha gli elementi materiali per rendere possibile che 7-8 miliardi di persone possano avere lo stesso grado di consumo e di spreco che hanno le più opulente società occidentali? Sarà possibile? O dovremo fare un giorno un altro tipo di discussione? Perché abbiamo creato una civilizzazione, quella in cui siamo, figlia del mercato, figlia della concorrenza, e che ha prodotto un progresso materiale portentoso ed esplosivo. Però quello che era economia di mercato ha creato società di mercato e ci ha prodotto questa globalizzazione, che significa guardare a tutto il pianeta. Stiamo governando la globalizzazione. O è la globalizzazione che governa noi? È possibile parlare di solidarietà e che siamo tutti uniti in un'economia basata sulla concorrenza spietata? Fin dove arriva la nostra fratellanza? Nulla di questo lo dico per negare l'importanza di questo evento. No, è per l'esatto contrario. La sfida che abbiamo davanti è di una portata di carattere colossale. È la grande crisi, non è ecologica, è politica. L'uomo non governa oggi. Le forze che ha scatenato, fino a quando le forze che ha scatenato governano l'uomo e la vita. Perché non veniamo sul pianeta per svilupparci in termini generali? Veniamo alla vita cercando di essere felici, perché la vita è corta e ci va via. E nessun bene vale quanto la vita, e questo è elementare. Però se la vita mi va a sfuggire, lavorando e lavorando per consumare un plus, e la società di consumo è il motore, perché, in definitiva, se si paralizza il consumo o se si ferma l'economia. E se si ferma l'economia, è il fantasma della stagnazione per ognuno di noi. Però questo iperconsumo, a sua volta, è quel che sta assalendo il pianeta e deve generare questo iperconsumo, cose che durano poco, perché si deve vendere tanto e una lampadina elettrica non può durare più di 1000 ore accesa, ma ci sono lampadine che possono durare 100.000, 200.000 ore. Però queste non si possono fare, perché il problema è il mercato, perché dobbiamo lavorare e dobbiamo avere una civilizzazione di uso e smaltimento e siamo in un circolo vizioso. Questi sono problemi di carattere politico,
che ci stanno dicendo la necessità di iniziare a lottare per un'altra cultura. Non si tratta di regredire all'uomo delle caverne, né di avere un monumento dell'arretratezza, e che non possiamo indefinitivamente continuare a essere governati dal mercato, ma che dobbiamo governare il mercato. Per questo dico che il problema è di carattere politico, nel mio umile modo di pensare. Perché i pensatori antichi definivano Epicuro, Seneca, gli indios, Aymara. Povero non è chi possiede poco, ma veramente povero è chi necessita infinitamente tanto e desidera e desidera e desidera sempre di più. Questa è una chiave di carattere culturale. Quindi, saluto lo sforzo e gli accordi che si fanno. E lo accompagno come governante, perché so che alcune delle cose che sto dicendo stridono, però dobbiamo renderci conto che la crisi dell'acqua, che la crisi dell'aggressione ambientale non è una causa. La causa è il modello di civilizzazione che abbiamo costruito, e ciò che dobbiamo rivedere è il nostro modo di vivere. Perché? Appartengo a un piccolo paese, molto ben dotato di risorse naturali per vivere. Nel mio paese ci sono 3 milioni di abitanti, poco più 3 milioni e 200. Però ci sono 13 milioni di vacche, delle migliori al mondo, e un 8-10 milioni di ovini stupendi. Il mio paese è esportatore di cibo, di latticini, di carne. È una pianura, quasi il 90% del suo territorio è utilizzabile. I miei compagni lavoratori lottarono molto per le 8 ore di lavoro e ora stanno ottenendo 6 ore. Però chi ottiene 6 ore ottiene 2 lavori, pertanto lavora più di prima. Perché? Perché deve pagare un mucchio di rate. Il motorino che ha comprato, l'automobilina che ha comprato, e paga rate, e paga rate, e quando arrivi a estinguere è un vecchio reumatico che, come me, e la vita è sua. E uno si fa questa domanda: è questo il destino della vita umana? Queste cose sono molto elementari. Lo sviluppo non può essere contro la felicità, deve essere a favore della felicità umana, dell'amore, della terra, delle relazioni umane, di prendersi cura dei figli, di avere amici, di avere elementare. Precisamente, perché questo è il tesoro, perché questo è il tesoro più importante che hanno. Quando lottiamo per l'ambiente, il primo elemento dell'ambiente si chiama la felicità umana. Grazie. Abbiamo sentito veramente un discorso molto toccante, che per certi aspetti riprende un po' quello che abbiamo ascoltato l'altra volta anche di Kennedy sulla questione del PIL, che cos'è la felicità, che cos'è la qualità della vita, perché cosa vale la pena vivere. È sempre un'emozione, insomma, sentire ancora queste cose. E quindi dalla felicità possiamo dire sviluppo sostenibile, benessere, qualità della vita, felicità, sobrietà. L'abbiamo appena ascoltato, la necessità che i nostri stili di vita siano e debbano essere più sobri. E questo è il nuovo paradigma, quello di cui si diceva prima. Qui abbiamo una massima degli indiani d'America, dove ormai nota,
quando avrete inquinato l'ultimo fiume, avrete catturato l'ultimo pesce, tagliato l'ultimo albero, allora capirete, ma solo allora, che non potrete mangiare il vostro denaro. Oppure, per quanto riguarda l'aria, prima di avvelenare le ultime particelle di aria, accertatevi di non avere figli o di avere almeno 3 minuti di tempo per cambiare idea, perché l'abbiamo detto l'altra volta, ci vogliono 30 giorni prima di morire quando si rimane senza mangiare, ci vogliono 7 giorni senza acqua, senza bere, ma ci bastano 3 minuti se non c'è aria per morire. Quindi vediamo di non avvelenarla tutta questa nostra aria. Ma cos'è allora questo nuovo paradigma? Il nuovo paradigma indica una strategia che ha come obiettivo la realizzazione di un progetto nuovo, una nuova idea, una visione di ampio respiro. E avere un obiettivo, diciamo così, da realizzare è importante. Una massima di Einstein diceva: se vuoi avere una vita felice devi dedicarla a un obiettivo, non a delle persone o a delle cose. Questo può essere opinabile, ma comunque è comunque il pensiero di un uomo che ha dato molto all'umanità. Respiro. Perché respiro? Beh, l'abbiamo visto prima, il respiro è legato all'aria. E l'abbiamo visto anche l'altra volta, lo riprendiamo, Regione Lombardia ha fatto una campagna per cercare di incentivare i cittadini a respirare meglio, condensando in questa proposta pubblicitaria una serie di attività e di azioni per migliorare la qualità dell'aria di Regione Lombardia. Ma che cosa fa Regione Lombardia? Propone di incentiva a respirare meglio, ma poi però non fa azioni politiche per questo. E lo vediamo in queste ordinanze che vediamo qui a destra. Questa è un'ordinanza del comune di Varese, ma ogni comune, quando le PM10 e le PM2,5 sforano il limite massimo consentito, hanno l'obbligo di vietare l'ingresso alle automobili più inquinanti. È un'ordinanza antismog, ma un'ordinanza antismog non risolve il problema dell'inquinamento, lo sposta, come se noi sulla scrivania spostassimo un oggetto da una parte all'altra, non lo rimuoviamo dalla nostra vista, lo spostiamo. E quindi occorrerebbe almeno che Regione Lombardia invece facesse delle politiche, istruisse delle politiche fatte ad hoc per tentare almeno di diminuire lo smog. Voi pensate che uno studio fatto dall'ospedale di Sesto San Giovanni, dalla sezione epidemiologica, ha rilevato che trascorrere una giornata a passeggio a Milano è come fumare 15 sigarette. L'ha fatto attraverso un esame ai vigili urbani. I vigili urbani sono costretti a stare nel traffico tutta la giornata e quindi si sono sottoposti a questi esami clinici e questa è la conclusione. Quindi sicuramente noi, almeno io abito qua, a Varese, ma non posso sentirmi estraneo a questo problema, per quello di cui abbiamo parlato anche la scorsa volta, cioè che l'inquinamento non conosce frontiere. Per la questione della Convenzione di Ginevra, l'inquinamento a lunga distanza, di cui abbiamo già parlato, per cui nessuno si può sentire al sicuro, anche se non abita a Milano, sulla questione ambientale. Voi pensate che il 5% del prodotto interno lordo di Regione Lombardia è dedicato all'inquinamento atmosferico, il costo sanitario. È una cifra pazzesca, quindi diventa indispensabile veramente fare azioni che migliorino, però non spostare il problema, occorre veramente fare una politica, inventarsi una politica. E allora questo è questo gioco a cui mi sono divertito, quindi
prendere la parola respiro e farlo diventare una sorta di indice che contiene queste sette azioni, che potrebbero essere le sette azioni, potrebbe cambiare veramente le cose, potrebbero cambiare. Ma come possiamo cambiarle queste cose? Dobbiamo, dice Beppe Grillo, caricare di tasse chi se lo merita e scaricare di tasse chi non se lo merita, cioè togliere le tasse dal lavoro e metterle su chi fa danni all'ambiente. Beh, questa, diciamo così, trovata di Grillo è una trovata che ha una sua paternità di lunga data, perché non è altro che l'applicazione del principio chi inquina paga, che è un principio che rientra ancora nel programma d'azione del 73 della Comunità Europea. Il Trattato dell'Atto Unico Europeo, siglato nel 1986, all'articolo 130R,2, recita così: l'azione della comunità è fondata sui principi dell'azione preventiva e della correzione, anzitutto alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio che inquina paga. Quindi è nuovo, cioè è vecchio, ma è nuovo perché non è mai stato applicato, è stato applicato veramente a livello molto marginale. È una cosa che ci dice la Comunità Europea. Vi ricordate quando abbiamo parlato di Reachens 21, di questo schema, dove il Reachens 21 è questo regolamento edilizio che esercita azioni a scala territoriale, e quindi il beneficio è un alto coinvolgimento, il beneficio ambientale per tutta la comunità. Le azioni a scala puntuale invece hanno un beneficio molto più limitato, addirittura irrilevante. Bene, proviamo a sostituire la parola Reachens 21 con la parola sostenibilità. La sostenibilità influisce positivamente sull'ambiente più di azioni limitate alla singola iniziativa pubblica o privata. La sostenibilità è un'azione a scala territoriale, dove c'è una filiera che naturalmente non è dedicata solo all'edilizia, ma è molto più ampia. Il coinvolgimento è alto e il beneficio ambientale è per tutta la comunità. Quindi funziona anche con questa parola, sostituendo Reachens 21 con la parola sostenibilità, funziona. Avrà un motivo, no? Quindi il triadico della sostenibilità è verificato anche nel caso in cui dovessimo sostituire a questo diagramma, a questo schema, la parola. Allora abbiamo visto la tattica, diciamo così, che ci suggerisce Grillo. Applichiamo la strategia, che è anche l'auspicio. Le tasse non si pagheranno più sul lavoro o sul mero possesso di beni economici, bensì sulla base del consumo e dell'erosione che essi, cioè i beni economici, infliggeranno all'ambiente, a beneficio ultimo del cittadino e del territorio che egli abiterà. È un sogno quasi, no? Ma noi dobbiamo incominciare a sognare un po', Dobbiamo incominciare a sognare un po' ad occhi aperti e a colori. Guardiamo la compatibilità anche a questa strategia dell'articolo 53 della nostra Costituzione. Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva, ci dice l'articolo, la Carta Costitutiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività. Concentriamo la nostra attenzione sulla parola, sulla locuzione capacità contributiva e sull'altra locuzione progressività. Noi siamo stati abituati nel nostro modello a interpretare la capacità contributiva come una capacità contributiva economica, di tipo economico. Tutti associamo questo articolo al fatto che tutti dobbiamo contribuire economicamente a concorrere alla spesa pubblica. Beh, ma se ci pensate bene, la capacità contributiva non è solo economica. Uno può contribuire a fare qualche cosa anche in un altro modo. Sostituiamo allora la parola capacità contributiva con
la parola, per esempio, disinquinamento, con la parola di ridurre l'inquinamento. Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità a ridurre l'inquinamento. Anche la riduzione dell'inquinamento è una capacità contributiva che tutti abbiamo, basta volerlo. E la progressività, naturalmente, è dovuta al fatto che meno inquinerò e meno sarò tenuto a concorrere alle spese pubbliche. È una forma diversa di concepire la struttura, diciamo così, fiscale ed economica del nostro paese a cui siamo abituati, ma noi siamo sempre stati abituati, forse male. Cioè possiamo e dobbiamo cercare di aprire un pochettino la nostra mente. Quindi parleremo del nuovo paradigma e dobbiamo prepararci a vedere le cose in prospettive diverse. Una prospettiva diversa può essere questa, quella di non concepire la capacità contributiva solo come capacità economica, ma capacità a diminuire, per esempio, l'erosione ambientale del nostro territorio, del nostro pianeta. E allora comprenderemo meglio anche queste due parole, noleggio e tariffa. Noi siamo, l'abbiamo visto anche nel discorso di Moica prima, noi siamo... come dire, transitiamo sul nostro pianeta, sulla Terra, in maniera abbastanza temporale, abbiamo un arco temporale, 90 anni, 100 anni, dopo andiamo a vita migliore e quindi è come se noi noleggiassimo il territorio, l'ambiente in cui viviamo. E il noleggio presuppone una tariffa. Io noleggio qualche cosa in cambio, è un servizio, il noleggio in cambio di una tariffa. Guardiamo questo schema, noi veniamo al mondo, vedete? Nel momento in cui veniamo al mondo incominciamo a necessitare delle derrate alimentari, incominciamo a necessitare di una dimora fissa possibilmente, quindi incominciamo a erodere territori. L'erosione del territorio dovrebbe comportare una sorta di risarcimento a chi? Alla pubblica collettività, a tutti noi. E il risarcimento dovrebbe servire per ricolmare quell'erosione che noi abbiamo esercitato attraverso la nostra comparsa al mondo. E così si chiude il cerchio. Il cerchio si può vedere sia in questa direzione che nell'altra. Noi veniamo alla vita e per permetterci di erodere territorio dobbiamo pagare qualche cosa, pagare una tariffa. Ma dobbiamo poi comunque esercitare anche un'azione ripristinatoria per reintegrare ciò che abbiamo eroso. Solo così si chiude il ciclo, altrimenti rimane aperto. E quindi un'erosione non compensata, compensata male, ci porta ai risultati che oggi tutti siamo purtroppo destinati a vedere. Quindi questa compensazione è una... come dire, una trovata, che non è una mia trovata, è una trovata che in economia ha un nome e un cognome, si chiama esternalità negativa e noi dobbiamo compensare queste esternalità negative. Quando si ha una esternalità negativa? Quando un soggetto si rende responsabile di impatti negativi, ma non corrisponde al danneggiato, cioè alla collettività, un prezzo pari al danno o al costo subito. Questo è un principio economico che ha, come dire, studiato per primo questo personaggio, Arthur Cecil Pigou, che è un economista inglese, non noto a tutti o sicuramente non noto come può essere Marshall, come può essere stato Keynes, ma fra l'altro sono personaggi al coeve, quindi, di questo Pigou. Voi pensate che Pigou è stato allievo di Marshall e lo ha succeduto alla cattedra di economia politica all'Università di Cambridge e ha sostenuto, diciamo, questa sua cattedra per 35 anni, quindi non dovrebbe essere uno sconosciuto. Era molto amico di Keynes, fra l'altro, lo ha sostenuto nelle sue politiche keynesiane che ha fatto, perché non è stato
periodo in cui non godeva di particolare favore economico, e Pigou l'ha sostenuto. Quindi è un personaggio noto, diciamo così, al mondo dell'economia. E il concetto di reintegrazione, quindi di compensazione delle esternalità negative, è un concetto che nel nuovo paradigma ha un suo significato e ha un suo senso. Quindi l'etica, la sobrietà, l'economia del benessere è stato uno degli studi chiave di Pigou. Dico questo perché, a proposito di compensazione, perché noi siamo abituati male. Voi pensate che qualche tempo fa si pensava di estrarre petrolio davanti alla costa abruzzese, a Ombrina Mare, poi quelli del Movimento 5 Stelle hanno pensato di opporsi a questa cosa e quindi fino adesso, grazie a Dio, non si è fatto nulla, ma l'idea era quella di estrarre petrolio dalla costa abruzzese. E fin qui, insomma, uno potrebbe dire niente di male. Beh, a parte il fatto che ci sarebbero poi stati una serie di controindicazioni per cui era praticamente quasi antieconomico andare a estrarre petrolio, fra l'altro della peggiore qualità, per poi avere che cosa? Il cittadino abruzzese che cosa gli avevano promesso? Beh, le royalty di Ombrina Mare davano mezza tazzina di caffè all'anno per ogni cittadino abruzzese, cioè avrebbero dovuto costruire davanti a casa loro questa piattaforma petrolifera con tutti i rischi ambientali del caso per avere mezza tazzina di caffè all'anno. Allora, non può essere equa una compensazione di questo genere, per cui bisogna assolutamente rivedere il sistema, la strategia di queste compensazioni. Mezza tazzina di caffè per ogni cittadino, cioè le royalty riconoscevano alla regione Abruzzo mezza tazzina di caffè. Una tazzina di caffè costa un euro, facciamo così, mezza tazzina 50 centesimi, cioè 50 centesimi per ogni cittadino. Tu moltiplichi i cittadini abruzzesi per 0,50, trovi l'importo che questa compagnia petrolifera era disposta a dare, a risarcire i cittadini abruzzesi. Quindi praticamente veniva estratto petrolio a loro danno, sostanzialmente, senza che loro potessero fare nulla, potessero pretendere nulla. E il tipo di risarcimento che di questo genere è un tipo di risarcimento che porta al fallimento non dell'azienda petrolifera, ma al fallimento ambientale. Oggi ci troviamo in queste condizioni anche per queste politiche. E adesso affrontiamo il discorso per cui è stato pensato questo seminario. Il nuovo paradigma lo confrontiamo col paradigma attuale. Qui bisogna, se non siete esperti, comunque saranno dei passi che condurremo insieme e lo faremo un po' insieme. Allora, il paradigma attuale sostanzialmente è fondato su questo principio: chi lavora o chi possiede paga qualcosa. Al comune paga delle tasse locali. Questo discorso che faremo adesso sul paradigma, sul nuovo paradigma, lo dico per inciso, si riferisce a un nuovo paradigma da un punto di vista locale, non nazionale. Questo perché? Perché prima pare sia giusto incominciare a testare queste nuove idee su qualche cosa di più limitato, e se poi le cose funzionano possono essere estese anche a scala nazionale. Quindi lo testeremo a livello locale, quindi parleremo di tasse locali, comunali per intenderci. Quindi chi lavora oggi, ciascuno di noi, il cittadino, riconosce, paga delle tasse locali solo per il fatto che lavora o possiede qualche cosa. Che cosa possiede? Per esempio, se possiede un fabbricato, se possiede una casa, quindi rendita da fabbricati, il cittadino è tenuto a riconoscere al comune, oggi si chiama IUC, ieri si chiamava IMU,
ma pare che le due cose siano ancora abbastanza legate perché non ci siamo ancora sbarazzati dell'IMU. Una volta si chiamava ICI e ancora prima si chiamava ISI. Chi si ricorda, il governo Amato aveva introdotta l'imposta straordinaria sugli immobili, che poi è diventata imposta comunale sugli immobili, che poi è diventata imposta municipale unica o imposta municipale propria, che adesso è diventata imposta unica comunale. Cioè, qui si tratta di cambiare le sigle, no, naturalmente, ma qual è la sostanza? È che il cittadino deve pagare una tassa sulla propria casa. Sulla base di che cosa? Sulla base dei metri quadrati, della rendita catastale, e quindi su questioni economiche, su parametri economici, fisici, economici. Poi un'altra tassa che è dovuta è sulla base del lavoro che noi compiamo. Noi paghiamo un addizionale IRPEF ai nostri comuni, lo dovete sapere, cioè le entrate tributarie dei nostri comuni, le macrovoci, sono composte da queste quattro voci. IMU, addizionali IRPEF, TARSU, che una volta si chiamava DIA, adesso si chiama TASI, TARI, non si capisce bene com'è, e oneri di urbanizzazione. I comuni si sostentano su queste quattro macro voci, dal comune di Milano al comune di Agra di 300 abitanti. Uguale. Poi naturalmente dentro i bilanci comunali ci sono miriade di altre voci molto dispersive, ma queste sono le macro voci. Se al comune dovesse mancare una di queste voci, il comune entra in crisi di ossigeno e muore. Ecco perché i comuni sono contrari all'abolizione dell'IMU. Non tanto all'abolizione sulla casa, quanto all'abolizione di un provento che arriva, che se gli manca non vive più il comune. Ma addizionale IRPEF. Addizionale IRPEF, voi sapete, è composta da due componenti, c'è una componente fissa e una componente variabile. La componente fissa è comune, è uguale a tutti i comuni d'Italia ed è determinata dal Ministero delle Finanze all'inizio di ogni anno finanziario. La componente invece, oserei dire anche facoltativa, perché è facoltativa, è stabilita dal comune. Massimo può essere lo 0,8 per mille sul reddito e ogni comune adegua la propria tariffa sulla base delle proprie entrate, delle proprie mancate entrate, eccetera. Poi un'altra tariffa è la, chiamiamola così, la tariffa sulla spazzatura, così almeno ci intendiamo tutti, al di là delle sigle. Servizio rifiuti, tassa di smaltimento di rifiuti solidi urbani, tariffa unica, tariffa ambientale, TASI, TARI, poi insomma le sigle sono tante, ma comunque tariffa sui rifiuti. Ma anche qui insomma ci sarebbe qualche cosa da dire. Perché? Perché oggi la tariffa sui rifiuti viene pagata sulla base del numero dei componenti di una determinata famiglia o comunque nucleo familiare e sulla base dei metri quadrati. E quindi anche qui vedo poca attinenza con la componente ambientale. Dovrebbe essere, secondo me, ma questa la mia idea è condivisa da molti altri, dovrebbe essere pagata sulla base del rifiuto che io emetto, che io faccio, che io eseguo. Tot rifiuti, tot chili di rifiuti, tot tariffa. Questo dovrebbe essere il principio elementare, ma siccome noi siamo contro i principi elementari per una questione di complicanza mentale, allora abbiamo deciso di invece di standardizzare la cosa sulla base dei metri quadrati. E lo stesso gli oneri di urbanizzazione. Gli oneri di urbanizzazione sono oneri che i comuni percepivano per tutto il dopoguerra, fino a 20 anni fa, le città si basavano su questi proventi, su questi oneri, e contribuivano a oliare la macchina pubblica che altrimenti si inceppava. Oggi gli oneri di urbanizzazione sono crollati, per non dire che si sono quasi automaticamente annullati, per due ragioni. Prima ragione è che ormai le città sono completamente urbanizzate. Non hanno più bisogno di fognature, di strade, di marciapiedi,
come nel dopoguerra, nel periodo della ricostruzione. Oggi è stato rifatto tutto, è stato ricostruito tutto, abbondantemente oltre. E quindi abbiamo le città che sono ormai abbondantemente urbanizzate. Per cui gli oneri di urbanizzazione mi chiedo a che cosa servano, se non quello di alimentare la spesa corrente. Infatti era uscita la norma che era consentito utilizzare l'80% per la spesa corrente. Adesso fortunatamente allarme è rientrato, ma il problema dell'onere di urbanizzazione è la seconda ragione perché non ha più ragione di esistere, è perché c'è una crisi talmente che è scoppiata talmente in maniera virulenta che ormai nessuno più costruisce. Vi posso dire che da quando il comune di Ranco ha adottato il regolamento edilizio e quindi io ero quasi un po' frenetico per cercare di apporre le targhe energetiche finalmente agli edifici nuovi, non è ancora apposta una, è passato un anno. Cioè l'attività edilizia di quel comune è zero oggi. Per cui come si fa a sostentare un comune su degli oneri che non percepisce più? Occorre cambiare paradigma. Poi un'altra cosa che vi volevo su cui vi volevo far riflettere, oggi l'addizionale IRPEF, noi cittadini paghiamo al comune dei denari, delle tasse, sulla base del nostro reddito. E tutti sappiamo la diatriba, come dire, la diaspora, oserei dire, fra lavoro dipendente e lavoro indipendente. Quelli che fanno un lavoro dipendente accusano quelli che fanno il lavoro indipendente nel dire ma le tasse le paghiamo solo noi, voi siete evasori. Gli evasori invece dicono no, ci avete ridotto al lumicino, ormai stanno chiudendo tutte le imprese, le attività diciamo di pubblico utilità stanno ormai languendo, per cui non è vero, insomma le paghiamo anche noi le tasse. Insomma c'è un dibattito su chi le paga queste tasse. Allora, se noi facciamo pagare le tasse al cittadino e ci basiamo sul reddito IRPEF, il rischio è che ci sia una grande evasione fiscale. E poi un'altra ragione, per esempio, per cui l'IMU, qualcuno dice che non debba essere pagata, è che è incostituzionale. Infatti l'articolo 47 della nostra Costituzione favorisce l'accesso sia al risparmio che alla proprietà dell'abitazione. Ma allora come possiamo avere una Costituzione che favorisce l'abitazione e dall'altra parte la mano longa dello stesso Stato che ha istituito, che ha fatto la Costituzione, dire adesso perché hai un'abitazione mi paghi una tassa? Insomma c'è un po' almeno un controsenso, no? E qui poi le cose sono abbastanza, come dire, dibattute. Comunque l'evasione fiscale e l'IMU rappresentano un grosso problema sul paradigma attuale. Anche perché, ditemelo voi, abbiamo imparato a conoscere il triadico della sostenibilità. Quindi vi ho detto, ogni volta che si parla di discorsi di finanza pubblica, di discorsi di prelievo fiscale, di economia, verificate sempre col triadico della sostenibilità se le tre componenti sono, come dire, interpellate in maniera equa. Allora ditemi voi che cosa c'entra l'IMU, la tassa sulla casa che si paga sui metri quadrati e sulla rendita catastale, con la componente ambientale. Io non ci trovo nulla. Si sono dimenticati la componente ambientale. E va bene, questo era il paradigma attuale. Il paradigma attuale si fonda sulla componente sociale e la componente economica. Il cosiddetto PIL, di cui abbiamo parlato lungamente, la componente ambientale è completamente dimenticata. Ecco perché non funziona, ecco perché non è sostenibile la tassa sull'IMU, sulla casa, cioè l'IMU, la tassa sulla casa. E la stessa cosa l'IRPEF. Voi mi dite che cosa c'entra tassare un cittadino perché lavora con la componente ambientale? Nulla. C'entra con la componente, tra la componente economica e la componente sociale. Ancora una volta viene, come dire, estromessa la componente ambientale. L'approccio non è sostenibile. Allora, se dobbiamo inventarci
un nuovo paradigma che sia sostenibile, queste due tasse sono insostenibili. Dobbiamo trovarne delle altre, un'altra ragione per far pagare le tasse sulla casa, che non può essere quella che oggi ci dice l'IMU. E queste cose ce lo dice anche il legislatore regionale. Perché il legislatore regionale, all'articolo 2,1 della legge 12 sul piano di governo del territorio, ecco perché è importante il piano di governo del territorio, perché è uno degli atti, diciamo, strategici per un'amministrazione comunale, dove non si gioca solo le sorti dell'urbanistica, ma si giocano anche le sorti del prelievo fiscale del cittadino. E che cosa ci dice, dicevo, il legislatore regionale? Ci dice che i piani si uniformano al criterio della sostenibilità. Allora, se abbiamo visto che dalla sostenibilità sono escluse queste prime due tasse, e guardate che la Tari e la Tasi, eccetera, sono anche, se ci pensate bene, sono escluse anche loro, perché anche qui si pagano sulla base dei metri quadrati, non sulla base del rifiuto che io emetto. Quindi la componente ambientale, anche per la Tasi, è esclusa. E ma anche, se vogliamo vedere, per gli oneri di urbanizzazione, in un certo senso, perché una volta che io pago gli oneri di urbanizzazione, ma le urbanizzazioni sono già state fatte, il mio denaro per che cosa viene impiegato? Per tutt'altro, non per la componente ambientale. Per cui possiamo dire che tutte queste quattro macro entrate hanno poco o nulla a che fare con la componente ambientale. Ma se dobbiamo costruirci un modello, lo ripeto, sostenibile, dobbiamo costruircene uno pertinente ad hoc. E allora vi dicevo, il legislatore regionale ci dice che tutti i piani si devono uniformare a questo criterio. Non lo dico io, lo dice il legislatore regionale e l'ha detto nel 2005. Ma che cosa sono i piani? I piani non sono solo quelli, quei disegni, quei disegnini che si divertono a fare gli ingegneri, gli architetti. No, i piani sono tutte le congetture, sono tutte i disegni che abbiamo in testa, sono, che possono essere di tipo, come dire, grafico, di tipo amministrativo. Quindi tutte le idee devono uniformarsi al criterio della sostenibilità. E allora qui bisogna inventarci un nuovo paradigma. Un nuovo paradigma dove la tassa non sarà più fondata sul concetto di chi lavora paga o chi possiede paga, ma sul chi consuma ambiente paga. Finalmente la componente ambientale rientra nel triadico della sostenibilità e avremo un modello sostenibile. Ma non è facile, perché noi siamo stati abituati ormai, da quando siamo venuti al mondo fino ad oggi, siamo stati abituati a pensare in questo modo. Quindi ci vuole coraggio, ci vuole determinazione, ci vuole volontà per cambiare questo nuovo paradigma. Il nuovo governo si interroga, ma non solo il nuovo, anche i precedenti 5 o 6 governi si interrogano continuamente su quali debbano essere le riforme fiscali da fare, le riforme del nostro paese. La riforma del nostro paese importante è questa. Ma questa è una riforma che ha una dimensione locale. Per adesso l'abbiamo detto, l'abbiamo premesso, parliamo di tasse locali. Poi vedremo che cosa si può fare a livello nazionale, ma secondo me il passo sarà breve se le cose funzionano. E vedremo come funzionano, perché è stata fatta una simulazione su questo che adesso vedremo. Allora, chi consuma ambiente paga, è una rivoluzione epocale per l'ambiente e per il cittadino. L'abbiamo visto prima, no? Da che cosa nasce questo principio del chi inquina paga. È una rivoluzione per l'ambiente, perché l'ambiente con questo nuovo paradigma non ha che da avvantaggiarsi. Ci sarebbe più tutela, più salvaguardia e risanamento ambientale. Ci sarebbe la correzione delle esternalità negative, quello di cui abbiamo visto prima, principio che risale al 1800, perché Pigou è un economista che è vissuto a cavallo tra l'800 e il 900, quindi anche questa cosa qui non è nuova. Lo diventa nuova perché non è mai stata applicata, quindi diventa una novità. Ci sarebbe meno erosione ambientale,
ci sarebbe più qualità della vita per quanto riguarda l'ambiente. Per i cittadini che cosa ci sarebbe? Ci sarebbe meno tasse, perché basta essere virtuosi, basta capire il meccanismo che il cittadino comprenderebbe come investire, se ne ha ancora, se ne sono rimasti, quei pochi risparmi che magari ha ancora, il dove investirli. Oggi non sa cosa fare, oggi li tiene lì, ammesso che riesca a tenerli lì, che non glielo erodano prima con la tartassazione a cui è sottoposto, ma li tiene lì perché c'è un'incertezza politica incredibile, nessuno sa che fine faremo per i prossimi, non dico 10 anni, che dovrebbe essere la prospettiva che un politico dovrebbe avere a cuore, no? Ma per i prossimi 10 giorni. Quindi ci sarebbero meno tasse ai virtuosi, a chi e chi sono i virtuosi? Chi saranno i cittadini virtuosi? Beh, saranno quei cittadini che prendono a cuore questo sistema e capiscono che se vogliono ridurre le proprie tasse devono diminuire l'erosione ambientale, che loro determinano, vedremo come lo determinano poi. Ci sarebbe più crescita, più lavoro, meno disoccupazione, perché questo comporta una nuova visione anche per quanto riguarda l'economia. La green economy si fonda su questi principi, non è mai decollata perché questi principi sono sempre stati tenuti con la testa sott'acqua. Ci sarebbe meno evasione fiscale, perché provate a pensare, se io a questo punto cancello questa addizionale IRPEF, che è fonte di evasione fiscale, l'abbiamo visto prima, e la sostituisco con magari il fatto che la mia casa emette CO2, quindi pago le tasse per quel motivo, non perché possiedo la casa, allora sarò, come dire, anche obbligato a pagare, ma non sarà più una tariffa, non sarà più una tassa, un'imposizione, ma sarà una tariffa. Io posso inquinare quel tanto che la legge mi consente di inquinare pagando una tariffa. Ma non posso nascondere una casa dentro una valigetta e portarla in Svizzera. La casa è lì, La vedono tutti, a patto che la si voglia vedere. Ma questo è un altro ragionamento. Quindi l'evasione fiscale sarebbe ridotta, ma grandemente. Le prospettive sarebbero sicuramente maggiori per le future generazioni, perché anche loro potrebbero vedere innanzitutto un ambiente risanato. E quindi le fonti, quindi naturali, potrebbero essere un pochettino più rispettate e poi con questa nostra green economy si potrebbe veramente instaurare un ciclo virtuoso. Ci sarebbe più ricerca e più innovazione. Ma vediamo un pochettino quali sono i beni economici del territorio e valutiamoli un pochettino, visto che dobbiamo nel nuovo paradigma basarci su quelli e non più su questi vecchi. Allora, i beni del territorio ambientali si dividono in due aree, i beni materiali e i beni immateriali. Questa è una norma da codice civile, cioè quindi non, niente di nuovo. I beni materiali sono i beni mobili, i beni immobili. La popolazione è anche un bene materiale, è un bene del territorio. Voi potete pensare che so un certo territorio senza la popolazione. No, non sarebbe più un bene del territorio. La biodiversità è anche un bene materiale. E quali sono quelli immateriali? Sono le tradizioni, la storia, la cultura, la spiritualità. I servizi anche sono dei beni immateriali. Non li tocchiamo i servizi, sono delle prestazioni, diciamo così, immateriali. Noi ci concentreremo un po' su questi beni materiali, sui beni mobili e sulla popolazione, che sono quelli che producono pressione antropica, pressione ambientale. Non vogliamo far pagare le tasse o le tariffe agli scoiattoli, quindi la biodiversità la teniamo un attimino lì, E la popolazione prende, diciamo così, con sé i servizi, perché i servizi vengono fatti per la popolazione. Quindi i beni del territorio di cui ci occuperemo saranno questi. Ma i beni mobili e immobili della popolazione possono essere ambientalmente erosivi,
anzi sono quasi sempre ambientalmente erosivi, possono essere emissivi o possono essere neutri. Una casa, un'autovettura, ma anche noi stessi, il cittadino, è ambientalmente erosivo, perché una casa, se emette CO2, emette in ambiente sostanze climalteranti, è erosivo. Poi erode territorio, consuma suolo, un'altra ragione per considerarla erosiva. Una macchina emette CO2, emette particolato, è un bene emissivo. Quali sono i beni neutri? Ma possono essere considerati fino a un certo punto, per esempio, le infrastrutture. Un'infrastruttura, una strada, non emette in quanto tale, magari ha emesso prima per la formazione, per la costruzione, ma nel momento in cui è costruita non emette. Questo è un bene, diciamo così, neutro. Ma quali sono allora questi beni emissivi? Sono gli automezzi, i fabbricati, i rifiuti solidi urbani che la popolazione emette, e per quanto riguarda, diciamo così, i servizi, sono l'illuminazione, il trasporto pubblico, la percentuale di raccolta differenziata, se ci sono, come dire, dei servizi di calore, se il comune possiede delle fonti energetiche rinnovabili, non so, un campo fotovoltaico piuttosto che altro. Le infrastrutture anche sono, diciamo così, dei beni neutri, ma comunque fanno parte dei servizi. Il consumo di suolo, il regolamento edilizio, insomma, sono tutti servizi pubblici divisibili che riguardano la pianificazione. E allora tutti questi beni del territorio ambientali, che sono durevoli e che sono economici, devono essere valutati sulla base del loro grado di sostenibilità. Ecco perché l'ultima volta vi dicevo che era importante trovare il termometro, trovare uno strumento di misura che misuri il grado di sostenibilità, altrimenti parliamo di aria fritta. La valutazione ambientale strategica dei nostri piani di governo del territorio si basano su una valutazione di aria fritta, perché non valutano nulla. Fanno la ricognizione di questi beni, punto e basta. Ma noi abbiamo bisogno di sapere fino a che punto quegli automezzi, quei fabbricati, quei rifiuti, questi servizi sono sostenibili. Allora dobbiamo inventarci uno strumento che ci consenta di misurare la sostenibilità. L'abbiamo visto che per quanto riguarda la casa, l'abbiamo visto col regolamento edilizio, ma andiamo un pochettino per ordine, grado di sostenibilità degli automezzi. Qui deve essere valutata una duplice sostenibilità, se ci pensiamo bene. Una sostenibilità di tipo ecologico, cioè sapere se quell'automezzo, quella macchina, inquina, quindi quanto emette, quant'è la sua emissione di CO2, e quindi è una sostenibilità di tipo ecologico. Se magari è fatta da materiali riciclabili, da materiali ecologici piuttosto che da piombo, e sapete che il piombo è stato eliminato, insomma tutte queste cose. E poi una sostenibilità di tipo occupazionale, cioè quanto la macchina è ingombrante, per sapere l'inquinamento da congestionamento, da traffico, che livello raggiunge. E quindi dovremmo classificare le nostre autovetture sulla base della sostenibilità ecologica e sulla base della sostenibilità di occupazione. È semplice, eh? Basta superficie in pianta diviso numero degli occupanti, hai trovato la sostenibilità di occupazione. Quindi se noi facessimo pagare delle tariffe agli automobili sulla base di queste due componenti, saremmo già sulla buona strada. Fabbricati, stesso discorso. C'è una sostenibilità di tipo ecologico, ovvero sia quanto il fabbricato può considerarsi di tipo ecologico. L'abbiamo visto con Regens 21, è lo strumento per calcolare questa sostenibilità ecologica. E poi una sostenibilità anche qui di occupazione, cioè qual è il consumo di superficie utile riscaldata in rapporto allo standard di occupazione. E facciamo un breve inciso su questo.
che cos'è lo standard di occupazione. Allora, noi dobbiamo avere due dati, la superficie residenziale e il numero dei residenti di una determinata città. Ipotizziamo che la città abbia questi confini e in questa città siano collocate le case unifamiliari, le case bifamiliari, le case trifamiliari, poi quelle quadrifamiliari, i condomini, eccetera, eccetera. Faccio il caso della mia città, da dove vengo, sono dati che conosco. La mia città, Morazzone, che è un paese più che una città, ha una quantitativo di abitanti di 4.375 e ha una superficie utile destinata alla residenza, ma non solo alla residenza, di 162.785 metri quadrati. Lo standard di occupazione è dato dal rapporto fra questi due dati. Quindi i metri quadrati di superficie totali diviso il numero degli abitanti mi dà lo standard occupazionale, cioè 37,2 metri quadrati. Ogni cittadino può disporre, in teoria, di 37,2 metri quadrati. Che cosa succede se non dispone di questi metri quadrati? Allora, se dispone di più metri quadrati, se dispone di più metri quadrati, pagherà una tariffa per questa componente, che non sarà una cosa straordinaria, ma comunque lo faccio sulla base della sostenibilità di occupazione, ha una sua ragione. Se invece non eccede questa metratura, non pagherà nulla, è sostenibile, quindi non pagherà nulla. Allora, se questa famiglia di 3 abitanti ha una superficie occupata, che so, di 111 metri quadrati, pagherà un contributo, perché i 111 eccedono i 37,2 per 3, eccedono di qualche cosa. Se invece quest'altra famiglia, composta da 2 abitanti, occuperà un'abitazione, un alloggio inferiore o uguale a 74 metri quadrati, non pagherà contributi. Questo è il principio, diciamo così, dello standard di occupazione. E noi dobbiamo far pagare le tasse anche, per esempio, per quanto riguarda i rifiuti solidi urbani, vi dicevo, sulla base del grado di sostenibilità, e allora entra in gioco il peso dei rifiuti solidi urbani, non più i metri quadrati dell'alloggio. E aggiungiamo a questo anche lo spreco di acqua che eventualmente si compie in quella città e che quel cittadino eventualmente compie. Oggi sappiamo per certo che è stato calcolato non da me, da fonti autorevoli, che l'acqua calda sanitaria a disposizione per ogni cittadino è minimo, deve essere almeno quella vitale, è 50 litri al giorno. Ci sono i modi, ci sono i contatori, quindi volumetrici, eccetera, che mi possono riferire quanto quel cittadino, quanto quella famiglia ha consumato in acqua. Se ha consumato più di 50 litri, nei 50 litri c'è dentro l'acqua calda sanitaria e anche l'acqua per la sopravvivenza e per l'acqua della pasta, per cui c'è dentro tutto, insomma, anche per la pulizia igienica, sanitaria, personale, eccetera. Quindi con 50 litri noi facciamo tutte queste cose. Se questo nucleo familiare o questo singolo cittadino eccede questa quantità minima vitale, concorrerà ha una tariffa aggiuntiva per lo spreco di acqua che avrà compiuto. E per il piano di governo del territorio occorre anche qui una valutazione ambientale strategica che sia all'altezza della situazione, non come quella che abbiamo oggi, che valuta niente, e il piano di governo del territorio, anche qui, ambiamo ad introdurre la stellatura dei piani di governo del territorio. Vedete, ogni bene del territorio ha una sua, diciamo così, valutazione, ha un suo organo di controllo che per lo più è tenuto dal comune. Perché? Gli automezzi chi li può controllare? Beh, il comune. Voi andate anche solo con una consultazione via web e potete sapere quanti autoveicoli stanno circolando nel mio paese, a Morazzone.
quanti sono in termini di motociclette, quanti sono in termini di autotrasporto merci, quanti sono per quanto riguarda il trasporto di persone e quant'altro. Per cui c'è una... E poi questi dati derivano dalla statistica, ultima statistica Istat che è stata fatta, il rilevamento ci porta a questi dati. Quindi il comune può controllare queste cose. Chi può controllare i fabbricati? Beh, ancora una volta è il comune. La freccia arancione, se la seguite, vi porta all'organo di controllo comunale. I rifiuti solidi urbani, chi li può controllare? Un'altra volta è il comune. Anche qui il servizio, diciamo così, di nettezza urbana, quello che una volta veniva chiamato di nettezza urbana, è il comune che lo eroga, per cui è il comune che può controllare questa cosa. L'unica cosa che non può controllare eventualmente il comune è il piano di governo del territorio, perché deve essere controllato anche da Regione Lombardia. Togliamo un attimo le province, che non si sa bene che fine faranno, no? Ma comunque Regione Lombardia ha l'onere di controllare i piani di governo del territorio. Per questo le misure applicabili sono una riforma strutturale del sistema. Si può, diciamo così, introdurre quello che vi dicevo prima, la stellatura della governance. Cioè possiamo insieme studiare a come stellare, cioè a come affidare alla governance, diciamo così, la prestazione, l'efficacia e l'efficienza di un simile sistema. Torniamo quindi un attimino al nostro schema iniziale, quindi abbiamo una diversità, il criterio a questo punto è il criterio della sostenibilità, che è diverso da quello che avevamo prima, i beni sono uguali ma diversi nello stesso tempo, cioè la casa, il fabbricato è un bene che deve essere valutato, l'automobile deve essere un bene che deve essere valutato, l'immondizia deve essere un bene che deve essere valutato, un servizio, e la pianificazione anche. Quindi quali sono gli strumenti di valutazione? Per quanto riguarda i fabbricati, il RECES 21, per quanto riguarda la mobilità, il peso della CO2, cioè quanta CO2 emettono ed eventualmente il rapporto dimensioni passeggeri. Per quanto riguarda, la chiamo nettezza urbana ancora perché con le sigle nuove non si capisce bene qual è quella giusta, sul peso dei rifiuti solidi urbani e sullo spreco di acqua, e la pianificazione sulla valutazione ambientale strategica e il PGT, lo strumento. Qual è l'azione che possiamo mettere in campo? È quella di una tassazione comunale, di una tassa comunale, e la stellatura del piano di governo del territorio. Ma attenzione, cos'è questa tassa comunale? Innanzitutto, questa l'abbiamo visto anche l'altra volta, è per dirvi che la stellatura è tutto sommato una cosa ormai universalmente usata per classificare ogni cosa, per cui se dovessimo classificare anche, oltre che gli edifici, oltre che i locali pubblici, oltre che i ristoranti, oltre che le caldaie, anche la pianificazione del governo, non sarebbe poi uno stravolgimento così in mano. Ma che cos'è questa tassa comunale? Vi dicevo, la tassa comunale, anche qua a me piacciono gli acronimi, tassa significa tariffa di scopo per la sostenibilità ambientale. L'ho definita così, tassa, tutti sappiamo di che cosa stiamo parlando, almeno, perché con IUC, IMU, IQ, ISI, ICE, ICTUS, manca solo quello che ci verrà, perché a furia di queste cose ci verrà anche un ictus. A Bersani è già arrivato, insomma. No, questa è uno... vi auguro lunga vita, per l'amor di Dio. Tra l'altro una persona per bene, in gamba, serve, insomma, all'Italia. E tassa comunale, quindi tassa significa tariffa di scopo. Abbiamo visto prima la tariffa perché è necessaria sulla questione del noleggio. Quindi si pagherà una tassa che sarà una tariffa. Allora, è stata fatta una simulazione, vediamo se tutte queste cose che abbiamo detto funzionano poi alla fine. E come se funzionano? Allora, il mio comune ha 4.375 abitanti. Le entrate tributarie dello scorso anno, quelle quattro macro voci che abbiamo prima descritto, sono pari a 1.772.000 euro, più
Naturalmente a questi vanno aggiunti i trasferimenti dello Stato. Quelli io non li posso toccare, cioè mi arrivano e non è che li mando indietro, cioè mi servono per mandare avanti la mia macchina comunale. Ora facciamo questo gioco, facciamo questa ipotesi, annulliamo tutte queste imposte. Annulliamo l'IMU o la IUC, annulliamo gli oneri di urbanizzazione, annulliamo la TARES, l'addizionale IRPEF, le compartecipazioni IRPEF e lasciamo solo i trasferimenti. Inseriamo solo una tassa, che è la tariffa di scopo per la sostenibilità ambientale. A questa tassa noi faremo concorrere questi quattro indicatori ambientali, che sono gli automezzi, i fabbricati, rifiuti più risorsa idrica, PGT con i suoi indicatori ambientali. Una cosa che vi stimolo, questi quattro indicatori, guarda caso, sono anche il 90% o forse il 100% delle stelle del Movimento 5 Stelle. L'acqua pubblica, qui dentro è considerata, gli automezzi, quindi trasporto, un'altra stella, un'altra stella sono, aiutatemi voi, la connettività, ma la connettività serve per mettere a sistema tutti questi sistemi, e un'altra stella è la sostenibilità, la crescita sostenibile. E sono tutti compresi in questi indicatori. Quindi, come dire, i cavalli di battaglia del Movimento 5 Stelle sono qui tutti compresi. Ecco perché il piano di governo del territorio è importante. Perché vengono, come dire, messi a sistema tutti insieme. Non in maniera disorganica, disomogenea, ma in maniera sistematica. Quindi se noi avessimo, come dire, questo nuovo paradigma che si fonda su queste cose, noi avremmo, come dire, completato la nostra necessità di esistenza in vita. Ma siccome sarà lunga la battaglia, e allora ci sarà molto da dire su questo. Allora, ripartiamo questa cifra, che deve essere, diciamo così, un vincolo di bilancio, il 1.772.000, ripartiamolo per questi indicatori ambientali. Gli automezzi ripartiamo il 29%, che non è molto diverso, e i fabbricati il 40%, non sono percentuali molto diverse da quelle che vi ho dato per quanto riguarda il fabbisogno energetico e l'emissione di questi beni del territorio. Cioè, gli automezzi, non so se vi ricordate, sono colpevoli per il 30% per le emissioni di CO2. I fabbricati sono colpevoli per il 40% delle emissioni di CO2. E guarda caso, queste percentuali sono qui rispettate. Per quanto riguarda i rifiuti e la risorsa idrica, ipotizziamo di spalmarli nel 27%, ma 29 più 40 più 27 non fa 100. Il 100 lo otteniamo aggiungendo un 4%, facendo pesare il piano di governo del territorio in questa percentuale. Ma naturalmente le percentuali sono indicative, mi sono servite per verificare che la macchina funzionasse. Se spostiamo dal 29, lo facciamo diventare il 25, il 4 lo mettiamo sul piano di governo del territorio, le cose non si spostano. E allora, ho calcolato, vi dicevo prima, perché questo è possibile, un po' per le mie buone relazioni che ho col mio comune, col segretario, col responsabile, eccetera, un po' perché si possono vedere sul web. Allora, gli automezzi, il mio comune è suddiviso in 2630 auto, 225 mezzi commerciali e 460 motocicli. I fabbricati sono divisi in 162.785 metri quadrati di residenziale utile più 21.005 invece di partite IVA. I fabbricati sono 944, di cui 824 case, cioè sono dati che non sono, come dire, ricavabili pena, come dire, l'esecuzione capitale da parte di qualcuno. Cioè, si riescono a trovare in maniera facile.
I rifiuti anche, sappiamo gli abitanti, il numero 4.185, sappiamo il peso anche di questi rifiuti, 1.850.000 kg nel mio comune, 420 kg cada uno, quindi. Bene, con questi valori, applicando delle tariffe, che adesso vi spiegherò molto così abbastanza velocemente, io riesco a rientrare di queste quantità, 520.000, 720, 470. Allora, per esempio, vi faccio solo un esempio, per quanto riguarda i mezzi, fatto fermo che i mezzi agricoli e i mezzi elettrici non pagano tariffe, per ovvi motivi, quelli elettrici non sono beni emissivi, per cui non pagano. I beni agricoli non facciamo pagare all'agricoltura cose che scempi che abbiamo commesso noi, per cui, che so, una macchina che emette 80 grammi di CO2 per chilometro, e questi sono dati che le case automobilistiche vi danno puntualmente, per cui non sono dati difficili da reperire, un'autovettura assimilabile a un'autovettura a 4 stelle, per esempio, e quindi pagherà un 70 euro di fisso più un tot euro per grammo, eccetera. Fatto sta comunque che la cosa è fattibile, lo vediamo dopo. La casa uguale, pensiamo di far pagare una tariffa per una casa a 0 stelle, quindi una casa come ce l'abbiamo tutti noi, insomma. Quindi il comune che non può stellare ancora gli edifici e quindi non sa misurare la sostenibilità non fa altro che applicare questa tariffa 0 stelle, quindi 3,5 euro a metro quadrato, e vi viene fuori grosso modo quello che oggi si paga come IMU, forse un po' meno, ma la cosa fondamentale è che non si paga più per il fatto di possedere la casa, ma si paga per il fatto che quella casa emette. Se la casa fosse 5 stelle, quindi emissioni zero, la tariffa sarebbe zero. Quindi il cittadino sarebbe portato ad essere virtuoso, quindi a spendere i propri denari in maniera redditizia. Quindi al posto che spenderli per cose meno utili, li spenderebbe magari per efficientare il proprio edificio. Non è detto che debba per forza avere le 5 stelle, può avere una stellatura intermedia. Pensate che solo una stella ci vuol poco, al posto che 3,5 euro a metro quadrato ne pagherebbe 3. E con 2 stelle 2,5, con 4 stelle 1. Cioè, quindi vedete, c'è un meccanismo virtuoso che una volta che il cittadino lo comprende, avremmo sicuramente delle ripercussioni molto positive sull'ambiente e anche sul cittadino, perché finalmente potrebbe essere padrone delle proprie tasse. Chi stabilisce quanto paga quel cittadino? Beh, lo stabilisce lui, un po' sulla questione, e poi lo stabilisce lui, insomma, se vuole comprare una macchina elettrica sa che non pagherà la tariffa sulla macchina, perché o a idrogeno, quello che è, attenzione, macchina elettrica inteso come emissioni zero, poi c'è anche la macchina aerea compresa, non so, poi vedrà lui. E la stessa cosa per il consumo dei rifiuti, cioè per la produzione dei rifiuti. Io so che produco tanti rifiuti e quindi pagherò una tariffa corrispondente e commisurata al quantitativo di rifiuti, non sulla base dei metri quadrati, perché se io sono virtuoso posso anche approvvigionarmi di beni derrate alimentari che magari non necessitano di scarto di rifiuti. Se ho un orto non vado a comprare la cassetta, o se ho la cassetta di legno poi la brucio e quindi non produco rifiuto. Insomma, si instaurerebbe un meccanismo veramente virtuoso. E la stessa cosa sul piano di governo del territorio. Se io so che il mio sindaco ha come consumo di suolo zero, ha un coefficiente 5 stelle, coefficiente zero, cioè quel cittadino e quindi il comune non paga tasse. Non paga tasse alla regione e il cittadino non paga tasse al comune. Se il mio comune decide invece di erodere suolo poco, tanto, dipende, se sarà un 4 stelle, quindi coefficiente 0,1, potrà permettersi un'erosione fino al 3%.
Se arriva al 9%, al 10%, o al 10%, pagherà coefficiente 0,3, pagherà una botta incredibile di tasse, che poi alla fine paga il cittadino. Per cui il cittadino potrebbe essere chiamato ad andare per la prima volta dal sindaco a dire: per piacere, non consumare suolo, perché sennò le mie tasse le paghi tu. E allora il sindaco potrebbe avere, come dire, qualche elemento in più per dire: va bene, non costruiamo, l'avete voluto voi, però siccome va a vantaggio dei cittadini, anche lui lo farebbe in maniera più consona. Perché lo farebbe in maniera anche più volenterosa? Perché nel momento in cui riesce a ottenere una buona classificazione dal punto di vista della stellatura del piano di governo del territorio, otterrebbe dalla regione un contributo. E questo contributo da dove nasce? Ogni comune, vedete, nelle proprie entrate tributarie, sarà chiamato a devolvere, a dare, a contribuire, questa volta in denaro. Per esempio il comune di Morazzone, in questa simulazione, 62.000 euro in regione. Ogni comune, in maniera commisurata alla sostenibilità del proprio territorio, contribuirà a dare a Regione Lombardia il proprio contributo, che Regione Lombardia assomma in un fondo chiamato Fondo per il Merito Ambientale, e che Regione Lombardia restituirà, magari moltiplicato n volte, sulla base del grado di sostenibilità. Allora quel sindaco che avrà fatto, tra virgolette, il sacrificio di non costruire nulla, quindi costruzione zero, oltre che a essere sostenibile per tutti questi magari indicatori, sarà, come dire, gli sarà riconosciuta una somma di 62.000 euro, magari moltiplicata due volte o tre volte, quei denari sufficienti, necessari per magari fare l'ampliamento del comune, l'asfaltatura delle strade. Insomma, si spera che l'asfaltatura delle strade riesca a farla non con questi 62.000 euro, ma comunque, cioè, riesce a ottenere delle somme che possono essere utili alla collettività. Allora, è stata fatta una simulazione sulla base, per esempio, di queste categorie campioni che generalmente le statistiche si fanno, insomma, su queste categorie. Una famiglia composta da quattro persone, piuttosto che una giovane coppia, piuttosto che un'anziana coppia, piuttosto che un anziano solo o un artigiano. Queste sono le categorie su cui è stata testata questa simulazione. Ebbene, una famiglia composta da due adulti lavoratori con due figli a carico, nell'ipotesi di avere una casa di proprietà di 100 metri quadrati, un'auto media di cilindrata con un'emissione che adesso qui non l'ho messo ma è implicita, una city car, quindi un'altra automobile per la moglie che va a lavorare, magari di dimensione più piccola, eccetera, un ciclomotore magari per uno dei due ragazzi, che ha un'emissione di rifiuti di 1680 kg, col paradigma attuale, oggi al proprio comune, mediamente a Morazzone, dà qualche cosa come 636 euro ogni anno. Io, con la mia famiglia di 5 persone, do qualche cosa in più, no? Ma voglio dire, questi sono dati che sono stati desunti. Una giovane coppia, invece, due lavoratori inferiori a 40 anni, che hanno una casa magari di proprietà un po' più piccola, di 65 metri quadrati, hanno due city car, hanno 840 kg di rifiuti, pagano ogni anno al comune di Morazzone 592 euro all'anno. E così la stessa cosa per l'anziana coppia, ne paga 446, perché si basa su una casa, su city car, eccetera. Un anziano solo, probabilmente anzi è stato ipotizzato che la macchina non ce l'abbia neanche, qui si parla di anziani magari maggiori di 70 anni, con una pensione minima, eccetera, quindi che abita e che ha una proprietà di 65 metri quadrati, paga 237, fino ad arrivare all'artigiano. Guardate cosa paga un artigiano. Un artigiano che ha come lavoratore autonomo
o una ditta individuale fino a tre persone, che ha un laboratorio, un magazzino di 200 metri quadri, che ha un mezzo commerciale, un'auto media e produce 420 kg di rifiuti, dà al comune di Morazzone 3.263 euro all'anno. Ora, nell'ipotesi di adottare la stellatura della governance del comune di Morazzone, questi soggetti, queste categorie, pagherebbero, per quanto riguarda la famiglia, grosso modo il 12% in meno. La giovane coppia anche, l'anziana coppia anche, l'anziano solo il 15% in meno e l'artigiano pagherebbe il 21% in meno. Questo con ipotesi stellatura zero, cioè l'ipotesi odierna. Quindi se noi spalmassimo, ve lo ricordate, 1.770.000 euro, lo spalmassimo secondo questo nuovo paradigma, spenderemmo, per quanto, cioè l'artigiano spenderebbe il 21% in meno. Chi le pagherebbe queste tasse al posto suo? Perché la domanda deve essere posta. La pagherebbero tutte le categorie o che sono poco sostenibili o insostenibili o le categorie che io non ho testato. Per esempio, io ho una famiglia di 5 persone, non di 4, probabilmente io pagherò qualche cosa in più perché ho una casa più di 100 metri quadrati, perché non ci sono due macchine ma ne ho 4, perché non c'è un ciclomotore ma ne ho 3, perché produco più rifiuti, eccetera, quindi pagherò di più. Ma io sono anche contento a pagare di più se so che i miei soldi sono utilizzati in questo modo e poi vengono utilizzati, per esempio, i trasferimenti. Perché cosa li uso? I trasferimenti li uso per le detrazioni che devono essere comunque fatte, no? Un'anziana coppia, cioè su queste categorie campione, io faccio delle detrazioni. Cioè consento per esempio alla giovane coppia minore di 40 anni di pagare meno tasse nel comune di Morazzone. Questa fa parte dell'ipotesi di questa simulazione. Quindi i 700.000 euro di trasferimenti io li ho impiegati in parte per le detrazioni che ho supposto di applicare ai miei cittadini, a queste categorie, e in parte alla corresponsione, per esempio, di altri servizi, l'asilo nido, piuttosto che la scuola media, eccetera, tutte queste cose, il campo da calcio, eccetera. Per cui i conti tornano senza richiedere un euro in più al cittadino, ma anzi, con queste categorie, richiedendolo il 15, il 21, il 12% in meno. Ma facciamo l'ipotesi che queste persone, al posto che avere un piano di governo del territorio zero, quindi un piano del territorio con stellatura zero, abbiano una stellatura invece di 5 stelle. Cosa succederebbe? Beh, una casa di 100 metri quadrati, per esempio, nella famiglia, una casa 5 stelle, l'automedia zero emissioni, una city car a zero emissioni, insomma, il paese è un po' delle favole. No? Cioè, ipotizziamo che qui ci sia veramente la famiglia che ci crede, che prende l'auto elettrica, anzi ne prende due, ciclomotore, bicicletta, PGT a 5 stelle, tutte queste cose. Quanto pagherebbe? Beh, questa famiglia pagherebbe l'82% in meno di tasse. La giovane coppia pagherebbe il 90% in meno e via dicendo. Guardate, l'artigiano l'81% in meno. Quindi, ecco, la domanda successiva subito dopo è: ma se questi qui pagano l'82% in meno, chi paga il resto? Ci arriviamo a questo. Adesso vediamo un pochettino questo schema, vediamo un pochettino gli effetti di questo nuovo paradigma. Allora, il cittadino virtuoso viene premiato. Perché viene premiato? Perché riduce l'erosione ambientale, perché risana il territorio, il beneficio è per tutta la comunità e il beneficio di tutta la comunità viene premiato attraverso l'incentivo economico dal Fondo per il Merito Ambientale di Regione Lombardia, che vi dicevo prima.
ma viene premiato il cittadino anche a livello individuale, perché riduce le tasse locali, l'abbiamo visto, e quindi il beneficio è anche individuale. Quindi non è solo collettivo, ma è anche individuale. Quindi c'è un effetto duale di efficienza e di merito, sia in un caso che nell'altro. Quindi il sistema funziona, regge, ha una sua logica. Chi pagherebbe le tasse? Allora, facciamo questa ipotesi. La tassa, quindi questa tariffa per l'ambiente, tariffa di scopo, perché voi sapete che esiste la possibilità dei comuni di introdurre la tassa di scopo. Tassa di scopo è una legge nazionale, quindi volendo il sindaco può introdurre la tassa di scopo. Per fare che cosa? Per costruire l'asilo, per costruire il campo da calcio, per costruire quello che volete. Quello che non è scritto nella legge è che il sindaco può utilizzare la tassa di scopo per aumentare la sostenibilità del proprio territorio. Allora, la cosa che io chiederò, ho chiesto con l'ausilio naturalmente della squadra dei nostri parlamentari, è di introdurre in questa tassa di scopo anche questa possibilità, cioè di dare la possibilità alle amministrazioni comunali di investire e di tassare eventualmente i propri cittadini, non solo per fare la palestra, ma anche per aumentare la sostenibilità dei propri territori. E allora, la tassa allora si può dividere, può essere di tre tipi, la tassa, no? Può essere uguale, e quindi come magari il caso di un cittadino, di una famiglia che non compra nulla, risiede nella casa in cui è, non fa modifiche, non fa niente, allora siamo in assenza di investimenti, che è la situazione odierna. Poi vediamo che cosa significa questo quarto. Oppure un'altra ipotesi è che la tassa diminuisca, l'abbiamo visto prima, come si fa a diminuire la tassa. Bisogna fare degli investimenti sostenibili, questo comporta il miglioramento dell'economia locale, perché vuol dire elevare la qualità ambientale, ridurre il fabbisogno energetico, rivalutazione economica, garanzia del merito, sono tutti questi bei discorsi, quindi c'è un miglioramento ambientale e una diminuzione del prelievo individuale. Questo effetto è un effetto duale, virtuoso, e quindi qui c'è un rapporto compensativo, la correzione delle esternalità, eccetera. Oppure la mia tassa, al posto che diminuire, può aumentare. Quando aumenta? Quando io cittadino faccio degli investimenti insostenibili o contro il buon senso o contro la sostenibilità. Quali sono questi investimenti insostenibili? Me ne viene in mente uno. Comprare, che so io, il SUV di ultima generazione. Se compro un SUV elettrico va bene, ma se compro un SUV 3.000 di cilindrata che mi emette un sacco di CO2, io lì pagherò una tariffa molto più alta rispetto allo standard. E quindi questo comporta una serie, poi questo comportamento non virtuoso comporta l'aumento del prelievo individuale, il peggioramento ambientale e quindi l'effetto duale viziato, quindi spreco, consumismo, ostentazione di ricchezza, svalutazione economica, sono tutte conseguenze che vengono da un investimento insostenibile. Ma se io non faccio investimenti, cioè il comune come può compensare, diciamo, la riduzione di entrate, come abbiamo visto? Allora, qui bisogna farci un discorso onesto tra di noi, che è ovvio, ma va un attimino chiarito. Allora, innanzitutto, quando anche io nel mio comune fossi sindaco e dovessi introdurre un nuovo paradigma di questo genere, nonostante tutta la pubblicità che io posso fare, eccetera, ci sarebbero comunque degli impedimenti anche contingenti, la crisi economica è uno di questi. Cioè io non è che domani mattina approvo nel mio comune questo tipo di sistema, domani tutti cambiano la macchina e la comprano elettrica. Perché bisogna avere anche i soldi per comprarsi la macchina elettrica. Quindi al peggio uno terrà quella macchina che ha. Ebbene,
Quindi questo è un primo motivo. Quindi io posso fare tutta la pubblicità che voglio, posso pubblicizzare il mio nuovo sistema, eccetera, ma se non ho i soldi non cambia niente. Quindi è difficile che uno, il giorno dopo, che io abbia 100 cittadini che sono in 5 stelle dappertutto e che quindi io diminuisca dell'80%. È un po' poco probabile. Se ci dovesse essere quel cittadino che mi fa queste cose, io lo premio. Far saltare fuori, che so io, 3.000 euro o 400 euro e compensarla per i 4.000 abitanti sono meno ancora di mezza tazzina di caffè, per cui riesco a controllare il sistema per i prossimi 3-4 anni. Poi quando il sistema andrà a regime, ma io vi faccio una domanda che comunque ribadisce lo stesso concetto. Noi siamo stati i primi, l'impero romano è stato il primo a varare il diritto romano, ha costruito quindi tutte le norme del diritto romano, sono state costruite carceri, sono state, come dire, imposte leggi severe, una volta c'era anche la punizione corporale, c'è quindi la giustizia, c'è c'è tutto un apparato della giurisprudenza che mi porta a farmi questa domanda. Ma noi abbiamo fatto tutte queste cose. Abbiamo forse risolto il problema della criminalità? No, i criminali ci sono ancora. Anzi, ci sono le carceri che non riescono a contenerli. Quindi dobbiamo anche fare i conti di questo. Quindi io posso fare uno splendido, come dire, diagramma che funziona, ma troverò sempre quello che vuole ostentare ricchezza. Troverò sempre quello che dice: ma a me piace il Ferrari e mi compro, me lo posso permettere e me lo compro. Pagherò una tariffa superiore? Beh, oggi comunque è così. Per cui è un po' un falso problema quello di dire: ma chi le paga le tasse? Certo, nel sistema di Alice, nella città di Alice, nel sistema ideale, alla fine dovrò, come dire, compensare. Se tutti pagassero il 90% in meno, sarò costretto io ad alzare le tariffe al punto tale che allora ci sarà un'altra rivoluzione. Non andremo più verso la macchina elettrica, ma andremo verso il teletrasporto. Chi avrà il teletrasporto sarà premiato. Non so come dirvelo. Ecco, cioè non dobbiamo neanche preoccuparci troppo di questo, perché sono cose che poi in verità non accadono. È un po' come col regolamento edilizio, come mi è successo. Ci sono 4 comuni che hanno adottato il regolamento edilizio iperefficiente, iperstellato, eccetera, ma il comune di Ranco lo scorso anno non ha fatto neanche un edificio, non ha fatto neanche una ristrutturazione, per cui il tutto va poi misurato sulla attualità. Però questo è un sistema che funziona, e questo mi ha portato a così redigere questa proposta di legge che io ho presentato ai nostri deputati, che è suscettibile naturalmente di ragionamenti, di approfondimenti, di modifiche, eccetera. Per questo spero di incontrarmi ancora con loro. La proposta di legge si intitola L'opzione sostenibile, cioè concedere ai comuni che lo vogliono a livello nazionale la facoltà di adottare un sistema di questo genere. Si regge, perché dal punto di vista i saldi di bilancio sono zero, per cui noi sappiamo che le proposte di legge devono avere le gambe, devono avere quindi una copertura economica, eccetera. Qui la copertura economica non sussiste, perché io non faccio spendere un euro in più al cittadino. Per cui si tratta di dare la possibilità ai comuni che lo vorranno, naturalmente, senza nessun obbligo, infatti si chiama opzione sostenibile, SOS, perché è una specie di richiamo alla clemenza, e vediamo che fine farà. Insomma. Comunque non ci dobbiamo arrendere, non dobbiamo scoraggiarci, dobbiamo pensare a queste nuove forme di governo, a queste... E io sono giunto a conclusione, scusate, forse apparirò un pochettino arrogante, un po', ma io credo che al di là di questa soluzione non ce ne siano altre.
Io ho provato a pensarne altre, ho provato, ma questa l'ho ritenuta la più sostenibile, con tutta la filosofia che c'è dietro, con tutti i presupposti, per cui io mi batterò per questo, ecco, cioè, infatti la mano che mi ha chiesto, per questo sono riconoscente a Gianmarco, nel dire ma dacci una mano un pochettino a formulare, diciamo così, delle proposte a livello regionale, con la collaborazione naturalmente di Emanuele, anche vostra. Quindi questa come prima cosa. Quindi se una casa, a conclusione di questo seminario, se una casa 5 stelle si può fare, se un regolamento edilizio 5 stelle si può fare, se una gestione del territorio 5 stelle si può fare, perché non pensiamo a un nuovo paradigma? Facciamolo. Dai comuni deve ripartire, si deve ripartire a fare politica, lo diceva Beppe Grillo nel 2007, ma è quasi una tautologia, cioè è ovvio. Si deve partire dal basso, questo è ancora un principio di Agenda 21, che è anche questo principio comunitario che parte da almeno a una quindicina di anni almeno. Costruiamo insieme un manifesto, un nuovo paradigma, facciamolo conoscere in Parlamento, facciamolo conoscere soprattutto ai cittadini, che potranno apprezzare quello che il Movimento 5 Stelle può proporre, può saper fare. Ieri alla trasmissione di Ballarò, nella, come dire, in una di questi sondaggi è venuto fuori che il 66% degli italiani pensa che il Movimento 5 Stelle non abbia idee da proporre, sia vuoto. Beh, io non lo so, ma un sistema di questo genere io sfido chiunque a tirarlo fuori. E penso che sia un sistema a vantaggio del cittadino, ma a vantaggio anche dell'ambiente e a vantaggio dello sviluppo sostenibile. Perché un simile, come dire, meccanismo non è stato pensato, non è stato introdotto da altre forze politiche? È vero che siamo vuoti per il 66%. Io non mi sento così vuoto. Sì, l'importante è quello, però mi fa male, cioè mi dispiace, e sarebbe bello far conoscere anche agli altri cittadini che non solo abbiamo idee, ma le concretizziamo, restituiamo i soldi, si fa un gran parlare di quali sono, ma poi alla fine anche Renzi quando deve restituire ci pensa su, perché ha un apparato dietro che se dovesse togliersi veramente quei, non 4 soldi ma sono 4 miliardi, sono 40 miliardi, va crolla tutto come neve al sole. E allora, cioè, mi spiace che i cittadini tutto sommato questa cosa non la capiscono, forse ci manca un po' di comunicazione, forse ci manca un po' di buona volontà anche da parte dei cittadini nel credere che tutto sommato le idee che noi portiamo sono idee di cittadini, che fino a 2 anni fa eravamo dalla parte opposta. Diciamo cose che gli apparati della politica tradizionale non sono in grado di portare, non sono in grado di fare, perché loro devono salvaguardare il loro apparato, loro devono salvaguardare la loro sopravvivenza, la loro specie. E allora se io fossi sindaco che cosa farei? Ma costruirei un nuovo paradigma per i miei figli. Li convincerei a respirare aria nuova con queste 7 azioni, quelle che abbiamo visto prima. Queste 7 azioni si possono fare non mettendo insieme, come dire, questo nuovo paradigma che è il sogno. Sarebbe bello che un sindaco, so, Pizzarotti della situazione, venisse, ecco, venisse fuori a dire, beh, allora lo facciamo qui a Parma questa cosa qui. A parte che dovrebbe conoscerlo, non lo conosce nemmeno lui, nemmeno lui lo conosce. Ma si potrebbe istituire anche solo applicando il regolamento edilizio. Queste azioni qui, cioè ridurre le tasse ai cittadini virtuosi, il regolamento edilizio di ultima generazione, il Reces 21 lo fa. Efficientare la pianificazione, lo fa, è uno strumento di pianificazione. Semplificare la pubblica amministrazione, la semplifica, perché con la colonna verde i professionisti sono molto più velocizzati a sapere la propria classificazione ambientale.
premia i cittadini, ecco, non premia la comunità, non può premiare la comunità se non in termini ambientali, perché si riduce l'erosione ambientale, e quindi è un'altra azione che viene fatta. Si organizza il risanamento, perché il regolamento edilizio mette a sistema una serie di azioni dedicate all'edilizia e alla mobilità che servono per questo. Questa è una campagna pubblicitaria che avevo fatto nel comune di Morazzone nel 2007, ma la cosa che mi preme farvi vedere è questa sotto. Significa che le istituzioni, tutto sommato, quando le idee sono innovative, quando le idee sono, come dire, virtuose, sono a favore dell'ambiente, eccetera, le istituzioni, tutto sommato, ci sono vicine, naturalmente non con i soldi, ma ti sono vicine. Qui in questo caso avevamo preso anche qualche contributo, ma poca roba, ma ti sono vicine, come dire, con lo spirito, che è importante anche quello, non trascuratelo questo aspetto. Quando tu vai controcorrente e senti comunque che hai le istituzioni vicine, vai controcorrente con un pochettino più di consapevolezza e come dire, con un po' più di sicurezza. Qui avevamo la provincia, avevamo il ministero, avevamo la regione, avevamo l'Enea anche, avevamo consultato, avevamo Punto Energia, quando c'era Punto Energia, Legambiente, l'ASL, per cui, e poi perché non ne ho consultate, perché poi per avere il parere trascorrevano 2 mesi per ognuno di questi, per cui, cioè, alla fine dovevamo uscire con questa cosa e siamo usciti. Per cui si può fare. Faccio solo questa conclusione dicendo, il seminario era, questa sessione era intitolata, il seminario è intitolato Il nuovo paradigma, prodromi di federalismo ambientale. Che cos'è il federalismo ambientale? Il federalismo ambientale è una forma di governo / conduzione politico-amministrativa del territorio locale che, in virtù della propria autonomia finanziaria di entrate e di spesa, questo è dato dalla Costituzione, un ente locale legittimamente si dà nell'interesse dei propri cittadini, del territorio presso cui hanno residenza, dell'ambiente che con esso costituiscono, dello Stato, delle regioni e anche degli accordi internazionali comunitari in materia di ambiente. Questo è il federalismo, non è una brutta parola, solo perché il federalismo è nato solo quando è nata la Lega. No, noi abbiamo molti degli stati europei che sono federalisti, anche la stessa Germania, abbiamo gli Stati Uniti, abbiamo la Confederazione Elvetica, abbiamo, quindi di per sé il federalismo è una buona cosa, diventa una cosa sostenibile se la componente ambientale non viene esclusa. Ecco perché io l'ho voluto chiamare federalismo ambientale, differenziandolo dal federalismo di Bossi, che era il federalismo fiscale. Le cose non funzionano solo quando funzionano questi, sono importanti, ma devono essere uno strumento. Il triadico della sostenibilità deve essere comunque garantito. Quindi, quando vi troverete a, come dire, a valutare un'idea, un concetto che riguarda il governo del territorio, l'edilizia e quant'altro, voi applicate sempre il triadico della sostenibilità e valutate nella vostra mente se la componente ambientale rientra o no. Avrete un giudizio che voi stessi potrete dare istantaneamente. Dimmi, Gianmarco. Sì, è vero, ci potrebbe essere una cosa di questo genere. Beh, innanzitutto va detto questo. Allora, prendiamo il Berlusconi della situazione. Il Berlusconi della situazione avrebbe un patrimonio edilizio talmente vasto che nel momento in cui dovesse veramente fare una cosa di questo genere, aiuterebbe i comuni in cui
proprie residenze in cui sono lì, insomma. E questo comunque darebbe spinta anche molto al lavoro, che oggi è fermo. Oggi è fermo anche perché Berlusconi non fa investimenti, se li fa, li fa all'estero. Allora, se li devi fare, falli a casa tua, va bene. Vuoi efficientare Villa Certosa? Ma io sono contentissimo, fallo. Certo, alla fine pagherà meno tasse, eccetera, però io voglio vedere anche uno come Berlusconi che ha un patrimonio immobiliare valutato in non so quanti miliardi di euro in Italia, oltre che all'estero, a efficientare tutte le proprie case, che lo facesse. E che lo facesse anche con i propri comportamenti, con le proprie auto, con i propri aerei, con le proprie... Cioè, vorrebbe dire far cambiare stile di vita a uno come Berlusconi. E onestamente lo ritengo poco probabile. Cioè, lo potrà fare magari per casa sua, ma questo non gli cambia comunque la tassazione a cui sarebbe sottoposto. Perché Berlusconi dovrebbe poi pagare le tariffe che abbiamo visto. Quindi, in un certo senso, sì, ma questo è un po' l'eterno problema. Cioè, perché nei momenti di crisi chi si deve arricchire sono solo i ricchi? E lo sappiamo perché. Perché sono quelli che hanno il denaro e sono quelli che nei momenti di crisi, nella depressione, si possono avvantaggiare. Come facciamo? O li tarpiamo le ali o diciamo a quelli che superano un certo reddito, ma lì diventa poi anticostituzionale, diventa... potremmo avere problemi anche a livello europeo, con i diritti dell'uomo, insomma, cioè non si possono avere discriminazioni di questo genere. L'abbiamo visto solo ieri, fino a ieri, cioè il cognome, per esempio, di una bambina a cui la madre voleva dare il proprio cognome, e in Italia non è stato possibile darlo. Hanno fatto ricorso alla Corte Europea, hanno vinto. L'Italia si deve adeguare, cioè non possiamo tarpare troppo le ali anche alle persone ricche. Il problema è che come sono diventate ricche e che se questo paradigma l'avessimo attuato forse nel dopoguerra, dal dopoguerra a oggi, magari non avremmo queste persone che sono straricche e persone che invece affondano nel precipizio della povertà. È un eterno problema, è il problema dell'uomo, se vogliamo considerarlo, che c'è sempre stato. Dal mondo dei romani, quando Grasso, che era un plutocrate della romanità, si avvantaggiava con speculazioni edilizie per i terremoti, perché esistevano anche una volta. Allora andavano nelle famiglie, dicevano: guarda, hai perso tutto, ti presto io i soldi, e è diventato il Berlusconi della romanità antica. È un eterno problema. Comunque, secondo me, si possono introdurre dei correttivi per cercare di arginare un possibile problema di questo genere. Ci sono i mezzi per poterlo fare. E come no? Cioè sì, il problema è lo scovarlo. Primo, lo scovarlo. Secondo, far pagare poi ai responsabili. Sì, si può calcolare il danno ambientale. Sì. Bisogna solo verificare che la tariffa o comunque la compensazione che si paga sia congrua. Sì, ma quello non valuta il danno. Ciao Roberto, grazie. È solo limitato ai fabbricati. Poi la cosa che più mi lascia perplesso è il danno ambientale. Insomma, penso all'Ilva. All'Ilva. Chi risarcisce i morti e le famiglie che risiedono lì? Cioè, se il Riva avesse dovuto pagare una tariffa sulla base di questi principi, forse oggi avremmo qualche quattrino in più per rimediare a questa situazione. È che non sono andate così le cose. O se penso al Monferrato, se penso alla Eternit, se penso a tutti questi sciagure ambientali di livello europeo, non nazionale, perché lì poi andiamo oltre. Se noi avessimo istituito un paradigma più consono con la componente ambientale, oggi non ci troveremmo in queste condizioni.
D'altra parte, dobbiamo pur partire, perché altrimenti non ce la faremo più. Sì, mi. Questo è pacifico. Sì. Ci vogliono dei controlli, sì. Qui speriamo che la magistratura faccia il suo dovere. No, il nostro problema è che magari le idee ci sono anche, magari più o meno sbagliate, ma ci sono magari anche delle idee. Il problema è attuarle. Il problema è attuarle, che col nostro sistema, come dire, politico, istituzionale, elettorale, è difficile mettere, come dire, d'accordo le varie correnti politiche, eccetera. Ecco perché una delle prime slides che vi ho fatto vedere vi faceva, sottolineava questo momento di congruenza e di convergenza delle due strutture della nostra componente sociale, cioè componente laica e componente religiosa. Dove è difficile, nella componente laica, guardate che tutti sono d'accordo sulla questione ambientale, tutti. Poi dopo altro è praticare le cose, però in linea di principio sono tutti d'accordo. Il problema poi è farle le politiche. E allora, siccome ognuno si vuole sentire prima donna, ognuno vuole appiccicarsi la medaglia, la giacca, ognuno vuole essere il padre di una qualsiasi riforma, eccetera, poi incominciano i distinguo. Allora, se sappiamo mettere da parte un pochettino questi personalismi e riusciamo a far comprendere a tutti, voi siete 20 persone qui. Siete 2.000 persone, non siete 20.000 persone, non siete tutta l'Italia. Cioè, a me piacerebbe portare in giro questa cosa qua, anche alle altre forze politiche, perché no? Non si accontenteranno, ne studieranno un altro, va bene, che lo facciano però, e che si facciano le cose. Uno degli errori che vi dicevo prima, che abbiamo visto prima, è Regione Lombardia. Fa la campagna pubblicitaria, vi incentiviamo a respirare meglio e poi dà i decreti ai comuni dicendo mettete il cartello antismog e fuori le macchine. Ma fuori le macchine non vuol dire cancellare le macchine. Qui bisogna cancellare il modo di andare in giro in macchina. Perché altrimenti non si risolvono questi problemi, si tamponano e basta. Dimmi. No, il 5%. Certo, sì, certo. Certo, cioè è un pochettino lo stesso discorso che c'è a livello europeo. Cioè noi oggi paghiamo e siamo in corso, in procedura di infrazione,
perché abbiamo il tasso di inquinamento atmosferico piuttosto che altre cose che sono superiori alla media europea, per cui dobbiamo rientrare. Abbiamo inventato questo meccanismo dei certificati verdi, dei certificati bianchi, per cercare di vendere poi questi certificati che ti permettevano di fare CO2 qui in Italia, però dobbiamo diminuire la CO2. Cioè, se qui non... E nel momento in cui diminuiremo la CO2, allora potremo veramente risparmiare questi soldi. E anche con l'energia funziona così. Oggi noi richiediamo energia elettrica alla Francia piuttosto che alla Svizzera, che sono a noi vicine, confinanti, nei periodi di picchi. Noi dovremmo cercare di, per quanto ci sarà possibile, di renderci autonomi, anche se questa energia dalla Francia la paghiamo meno perché loro sono costretti a tenere attivi i reattori nucleari che hanno nei periodi di morbida. Ma noi dobbiamo fare una nostra... Noi abbiamo bisogno, come l'aria, di una politica energetica che vada verso l'autonomia, che vada verso, come dire, il disimpegno rispetto agli altri paesi, perché altrimenti saremo sempre dipendenti. E poi è il cane che si morde la coda, poi abbiamo il Berlusconi della situazione o lo Squinzi della situazione di Confindustria che ci dice: ma le imprese pagano troppo il costo dell'energia e quindi dobbiamo fare le centrali nucleari. Ma no, non devi fare le centrali nucleari, devi fare una politica di questo genere che ti porti ad avere un'autonomia, come dire, energetica, e cercare di pagare poi l'energia a costi più bassi. Molto è stato fatto, ma abbiamo e qui la green economy potrebbe fare veramente da padrona la cosa, però sono tenuti con la testa sott'acqua dal potere economico mondiale che c'è oggi, che abbiamo oggi. E qual è il potere economico? È il potere del petrolio, i petroldollari sono quelli che ancora piano piano stanno, però aumentano il costo e loro sono a posto. Insomma, noi siamo arrivati a pagare $200 al barile, cioè non possiamo andare avanti così, dobbiamo veramente andare verso l'autonomia energetica, traguardo lunghissimo. Potrebbe apparire irraggiungibile, ma se non lo si affronta non sarà mai raggiungibile. Vedi, cioè abbiamo esempi europei, pur avendo delle condizioni climatiche meno efficienti delle nostre, eppure là si fa e qui no. Lo diceva prima Muica, cioè non è un problema ambientale, è un problema politico. Cioè l'emergenza ambientale non è un problema solo ambientale, è un problema politico. Quindi o la politica risolve questi problemi con soluzioni condivise, lungimiranti, ma di ampio respiro veramente, o se no qui siamo veramente, non sappiamo che cosa succederà fra 10 giorni. Non lo so, va bene. Sì, io posso darla a Gianmarco e Gianmarco la mette in rete. No, io stavo parlando della proposta di legge. Ma la proposta di legge? Sì? Ah, non l'ho vista. Beh, mi fa piacere.
migliorare queste condizioni. Sì, certo. E la green economy si fonda su queste principi, eh? Sì, no, è vero. Cioè, uno non, primo non ha voglia uno di metterci la testa, con tutti i problemi che ha non sta mica lì a vedere il progetto di legge, a fare le pulci, cioè più altri problemi da risolvere, ti dice il cittadino, che mancherebbe altro. E ha ragione, ha tutta la ragione. Dobbiamo muoverci su più fronti. Dobbiamo muoverci su quel fronte lì, che magari il cittadino trascura, dobbiamo muoverci sul fronte della comunicazione, sul fronte della comunicazione diretta, semplice, chiara, lineare, trasparente. Ciao Gianmarco, ci sentiamo, ci vediamo. Modello, modello. Sì. Beh, è una cosa comunque che suscita curiosità. Cioè, una cosa che non si conosce il paradigma. Sì, quello sicuramente. La signora Maria a finire che. Hai ragione, su questo hai ragione. Bene, bene. Allora, buon proseguimento. Dimmi, 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 dimmi. Decreto legislativo, quindi nazionale, roba nazionale, i comuni devono. No, ma nel regolamento edilizio non troverai il decreto legislativo. Il decreto legislativo è qualcosa che passa sopra. Cioè l'ufficio tecnico deve conoscere quel decreto legislativo perché quel decreto legislativo è nazionale. Per cui non può essere trascurato. Può essere trascurato dal regolamento edilizio perché magari non è aggiornato, però attenzione che lì poi risponde il responsabile del provvedimento edilizio. Quindi il responsabile che trascura questo decreto legislativo potrebbe un domani avere delle gravi. È il tecnico in questo caso, cioè il tecnico deve sopperire a questa mancanza, quindi lo deve conoscere, quindi lo deve applicare. E anche i liberi professionisti devono sapere questa cosa. Cioè in mancanza di un regolamento edilizio che ti guida alla costruzione. No, e infatti una delle cose che tenteremo di inserire nella legge 12, se ce ne sarà e quando ce ne sarà l'opportunità, sarà quella di richiedere un aggiornamento dei regolamenti edilizi, così come è stato chiesto l'aggiornamento dei piani di governo. Perché ci sono molti regolamenti edilizi che proprio questi problemi. Non c'è una legge, non c'è una sanzione. E quando tu fai un PGT e quando è approvato devi aspettare che Regione Lombardia dia il proprio parere.
In genere non sta lì troppo per il sottile, però ci possono essere, se ci sono delle grosse, evidenti e macroscopiche incompatibilità, la regione ti dice no, guarda che questo PGT non va bene, non è congruente col PTCP, non è queste cose. Questo dipende dalla sensibilità del progettista e bisognerebbe, come dire, vedere se su queste cascine esistono dei vincoli. Se non ci sono dei vincoli... Sì. Fase di adozione e comunque c'è la fase poi dell'osservazione. No, chi ti deve rispondere eventualmente è il comune. E purtroppo questo è la fine che fanno le minoranze, siamo destinati purtroppo a... Sì. Sì. Paese natale di Giovanni Paolo. Beh, avete fatto bene a presentare le osservazioni. Però, guardate, le osservazioni non possono essere approvate di intero. Cioè, loro valutano. Sono tenuti a darvi una risposta su questo, quindi il parere deve essere un parere motivato, però sappiamo tutti che se la motivazione la vogliono dare positiva, ma non
cioè il cittadino, oltre a questo, il cittadino o le associazioni, tra il cittadino in forma associata, può dare, ma non può pretendere che, non può pretendere che sia approvato. Per cui dipende dall'osservazione che avete fatto voi. Quindi l'ha fatta Legambiente, ok, però alla fine chi... Ora sentiamoci, vediamo. Sì, comunque purtroppo, cioè, in un sistema democratico come il nostro ci sono le maggioranze che decidono le politiche e ci sono le minoranze che possono solo osservare e controllare, ma non possono imporre le proprie politiche. E lì non c'è niente da fare. Per cui... Come? Guarda sulla questione della VAS, la VAS deve essere modificata perché così com'è non conta nulla. L'abbiamo dovuta introdurre solo perché la comunità europea ci ha detto che dovevamo fare. Ma così come è stata impostata, purtroppo non dà i risultati che noi e la comunità europea si aspettavano. Fino a quando non diamo, come dire, dei numeri, non verifichiamo le cose, come i professionisti che fanno il PGT e la VAS devono essere professionisti diversi. Uno dovrebbe controllare. Sì. No, a vedere, ma devono... Se no, però non so qui come... Cioè, all'inizio so che era così. I professionisti dovevano, per una questione di incompatibilità, la VAS deve controllare il professionista che fa il piano di guardia del territorio, che sia sostenibile. Ma se il controllore è lo stesso del controllato, è un problema. Quindi dovrebbero essere, spesso succede che all'interno di uno studio di progettazione, magari lo stesso studio di progettazione, però chi firma il progetto è uno e chi firma il PGT è un altro, magari sono dello stesso studio. Però siccome la responsabilità è soggettiva, è personale, e allora è consentito in questo caso. Però il pasticcio che poi ne viene fuori è...